Continuiamo lasciando. Che stavo mettendo a posto un po' intorno alle cose. Però, visto che mi trovo già in fase lavorativa, vai mettermi a posto una cosa. Scusatemi, perché da un po' che lo volevo fare, ma ancora non ho avuto tempo di farlo. Ecco fatto. Vediamo un po' che cosa posso fare. Devo mettere ancora un posto un po' di cose, perché oggi vi porto a vedere una cosa molto bella. Dove stanno i segni? Questi vanno bene. Ok. Allora, come vedete, le zucche sono già cresciute tutte, tranne una che è cresciuta dove non, anzi due, che sono cresciute dove non dovrebbero crescere. Per cui fatemi sistemare una cosa, perché sei riuscito qua a testa di cazzo? Perché ci sta lo spazio libero. Per cui, se io metto due torce qui, dovrai crescere nel senso giusto. Però è bello avere una farm proprio dietro casa, a due passi. Tutto chiuso, tutto recintato, nessun mob può arrivarci. Tutto a posto. E visto che ci siamo, facciamo anche un'altra cosa. Mi prendo un po' di grano e raccolgo eventuali cose cadute e semino un po'. Sempre utile avere un po' di grano appresso, non si sa mai dove trovare, va bene, una vacca sfuggita. Anche se sinceramente di pecore di vacche attualmente ne ho pure troppo. Quindi mi conviene quello che trovo in giro, macellarle e vendiarle. Quando le pecore saranno cresciute abbastanza, e ce ne saranno troppe, mi divertirò un po' a macellarle e vendermi la lana. Ho sentito dire che ci sta un sistema per far sì che una pecora cambi un colore grazie a una targhetta, e visto che di targhette ne ho, e visto che fra poco mi farò lì, come si fa a fare questa pecora che ha il pelo che cambia colore? Scusate un attimo, devo andare a mangiare. Ma ripresento un'altra, questo è quello che capita quando ci sono delle vacche che vogliono trovare. Forza ragazze! Mangiate, trombate, però non cagate, andate in questa vacca che non cagano più fortuna. Sai che è casino, non raccogliere tutta la merda del vento, forza, mangiate, mangiate. Questo è il mio corpo, offerto, dove cazzo è l'uscita? Tu, mi levate davanti ai coglioni, grazie. Ma sono un casino, devo mangiare questo. Proprio la davanti, levati, brava, fate impassare, ragazze, non accoppiatevi, ecco, e lo trovo, prima all'arancione, non è più perché quelle pecore saranno sempre a schiaffarsi nell'acqua, mangia, amore, rossa e nera, gialla e nera, rosa e gialla, che è rimasto in giù, chiedo, se è rossa in piedi ha fumato no, forse in marrone esce fuori con due rosso, no, quello è blu. No, beh, dovrò fare esperimenti per vedere se esce una pecora di colore buono. Vabbè, andiamo a mangiare le vacche, le pecore, e se mi sembra il caso mi vado a mangiare le galline. Allora, raccogliamo le uova. Questi si schiaffano sempre agli angoli, voglio capire perché. Semi? C'è. Signore? Tutte qui al centro, mi piacere. Allora, andiamo già a queste dove non si vogliono spostare.
te, e te, tremate. Tu, e tu, tremate. Tu, e tu, tremate. Tu, e tu, tremate. Tu, e tu, tremate. E mi dispiace, tu ti fai le segne. Oh, che bello, se devo mangiare pulcini, fanno le stelline come se venissero. Mi dispiace, te lo devo mangiare, ma purtroppo non ci sta nessuna regola per questo momento. Raccogliamo le uova, vediamo un po' se da queste sei indicava qualcosa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, fanculo. E vabbè, mi devo accontentare di queste truppe. Mi dispiace piccolino, ma non ci sta un compagno da te, quindi rimani in bianco. Ok, il mio cerchio di fuoco sembra attivo. Va bene, sta scendendo, anzi, sta per scendere la notte. Però penso che sia arrivato il momento di farvi vedere una cosa. Sperando che non ci siano stronzi nelle vicinanze che mi rallentino. Un quarto di luna, bene, bene. Allora, vedete quelle luci da notte? Ma andiamo proprio a quel punto là. Vi devo far vedere una bella cosa che ho fatto non molto tempo fa. In uno dei video precedenti, se vi ricordate, ho scavato un grosso tunnel nella roccia. Mi sono dimenticato di chiudere. Vabbè, ci metto questa. L'ho scavato molto fondo, molto. E sono arrivato praticamente dall'altra parte. Non vi immaginate le palle che mi sono fatto per fare questo buco. Marco Indiana Jones ha fatto un buco così profondo. Poi c'è un buco. Però ci arriviamo in un secondo momento. Allora, se guardate là in fondo, meglio mettere una doccia, allora, se guardate là in fondo, si arriva a una nuova area che ancora non ho esplorato, ma che farò in un prossimo futuro. E invece, se torniamo indietro e giriamo a destra, come potete vedere, c'è ancora una nuova area che ancora non ho esplorato. Mentre invece, se andiamo a sinistra, che sento qualcosa, vi ricordate che scrollo trovai tutta quella ghiaia? L'ho scavata. Ma non contento, sono sceso in profondità. E ho trovato qualcosa di molto bello. Ho trovato questo. Canyon sotterraneo, veramente enorme, veramente immenso. Ho costruito un ponte di legno e ho cominciato, un ponte di terra e ho cominciato a piazzare un po' di torce in giro. Poi sono arrivato qua e ho capito che questo è il punto più sicuro e questo penso proprio che lo farà diventare il mio campo base. Per l'esplorazione di questo gigantesco canyon, che secondo me, da quello che vedo, ha tanto, ma proprio tanto da offrire. Per cui, signori e signore, nei prossimi episodi, mentre io incomincio a rifinire la zona, nei prossimi episodi ci aspetta un'esplorazione sotterranea massiccia. Per cui non perdetevi i prossimi episodi. Mi raccomando, se vi piace, mettete un like. Se non vi piace, non mettetelo. Condividetelo, iscrivetevi. E datemi supporto, se vi va. Mi raccomando, si scaverà.